Bentornati a 8.46 in diretta dagli studi di Fano TV per parlare di nuovo di questa situazione che stiamo vivendo per la seconda volta e questa emergenza pandemia, questa situazione nuova in cui ci troviamo. Questa volta siamo in zona arancione da più di 24 ore. Ieri domenica abbiamo iniziato a vivere con delle restrizioni alle quali ci dobbiamo attenere, così almeno è l'invito che arriva a partire dal Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, col quale ci colleremo tra pochissimo, poi Giugiù, tutti gli altri, a indicarci che anche questa volta dobbiamo fare la nostra parte, a indicarci ancora una volta che con questo virus non si scherza e dobbiamo necessariamente comportarci seguendo le regole. In un clima però, come abbiamo detto già alle 8, alle 7 di questa mattina, in un clima che però è diverso, e lo vedremo, lo commenteremo, rispetto a quello di marzo, quando lo spirito era certamente forse migliore rispetto a quello che abbiamo oggi. A marzo avevamo uno spirito di unità, eravamo tutti uniti, andrà meglio, andrà tutto bene, questi erano i cartelli che venivano affissi ovunque, nei terrazzi, dappertutto c'era questo messaggio, andrà tutto bene, e questo coinvolgeva tutti quanti. Oggi lo spirito è cambiato e ci troviamo ad affrontare una pandemia, certamente questa seconda ondata, in maniera diversa. Non c'è più quest'unità, non c'è più questo spirito. Lo abbiamo visto anche nei giornali questa mattina. E non c'è all'interno degli ospedali, non c'è nemmeno fuori dagli ospedali. E allora cercheremo questa mattina di parlare un po' e di passare qualche tempo insieme, facendoci compagnia, ascoltando anche le vostre telefonate, se avete telefonate, se avete delle cose da dirci, da indicare. Abbiamo visto anche oggi tanti messaggi che ci avete mandato in redazione al nostro WhatsApp. Insomma, di argomenti ne abbiamo, E quindi cominciamo con il primo collegamento. Il primo collegamento lo andiamo a fare con Simona Zonghetti, che si trova... Buongiorno Simona, dicelo tu dove ci trovi, dove ti trovi. Buongiorno Marco, buongiorno a te e tutti i telespettatori. La prima tappa questa mattina è nel comune di Fano, come vedete sono insieme alla comandante della Polizia Locale Anna Rita Montagna e l'assessore alla Polizia Locale Sara Cucchiarini, con le quali parleremo di controlli e di sanzioni, perché in questo fine settimana ci sono arrivati diversi messaggi, anche per segnalare assembramenti, persone senza mascherina, in particolare nel centro storico di Fano. Chiederò poi all'assessore anche a che punto sono le indagini di Sant'Orso, ricordate i fatti alla sera di Halloween, anche lì si sono verificati degli assembramenti oltre agli atti vandalici, ma saranno tanti gli argomenti che tratteremo, ad esempio l'organico della Polizia Locale e tanto altro. Ci ricolleghiamo tra poco. Bene, grazie Simone, grazie anche ai tuoi ospiti. Allora, c'è la questione sì dei controlli, che adesso di cui parleremo sicuramente con meglio, controlli che riguardano la città di Fano, ovviamente con il comandante della Polizia Locale Anna Rita Montagna, con l'assessore di riferimento Sara Cucchiarini, ma andando a vedere la situazione a livello regionale, il quadro sanitario è un quadro che preoccupa certamente, perché preoccupano i contagi, preoccupa la situazione degli ospedali. E allora di questo io direi che possiamo sicuramente parlarne con il governatore della nostra regione, il governatore della regione Marche, il presidente Francesco Acquaroli, con il quale ci stiamo mettendo in collegamento telefonico, e attendo semplicemente che la regia mi dia l'ok per sentirlo al telefono. Ecco, allora, buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, intanto le chiedo subito così come è andata questa prima giornata di lockdown arancione, come andate? I marchigiani mi pare reagito bene.
Ma guardi, io devo dirle che i marchigiani, che è un popolo civile, ha reagito bene a questa ordinanza, però devo dirle pure che mi arrivano decine di segnalazioni dove oggettivamente all'interno delle proprie città c'è stato comunque occasione di uscire, anche perché ieri è stata una bella giornata, comunque con un clima ancora accettabile, dove anche questa mattina mi segnalano decine di occasioni di assembramento. Il problema è questo, è quello che cercavo di sottolineare anche al Ministro Speranza, che ho cercato di sottolineare in queste settimane, e che mi stava portando ad elaborare un'altra ulteriore ordinanza prima che arrivasse questa classificazione in zona arancione, cioè quella di evitare gli assembramenti, che non sono per forza riconducibili alla impossibilità di muoversi tra comune, e che non sono per forza riconducibili alle attività di ristorazione o di bar. Anzi, molto spesso all'interno di tanti bar e di tanti ristoranti non c'erano assembramenti. Il problema è evitare che questi assembramenti continuino in questo periodo, dove addirittura siamo oggi anche in una condizione di zona arancione. Ecco, Presidente, io a questo punto ne approfitto della sua presenza qui al nostro telefono, dunque, per capire la questione, cioè come mai si è arrivati ad imporre forse la zona arancione alle Marche, quando in realtà fino a qualche giorno prima lei, giustamente basandosi sui dati del Servizio Sanitario Regionale, andava dicendo invece che la situazione era ancora tutto sommato tranquilla. Cioè, in realtà, ci faccia una fotografia precisa di quella che è la situazione negli ospedali e se è così drammatica come ce la dipinge Speranza. Guardi, nessuno ha la possibilità di vedere nel futuro, perlomeno io non ce l'ho questa possibilità, quindi nessuno sa quello che accadrà domani. Noi ci basiamo sui dati, io mi baso sui dati e nel confronto col CORES, col Dipartimento della Salute della nostra regione, e anche con quelli che sono i tecnici che hanno seguito in tutti questi mesi la nostra regione. Quindi non è che ci basiamo su una sensazione nostra. Per quello che concerne il dato più importante, cioè io le confermo che nell'ultima settimana, quella che appena chiusa, il numero dei sintomatici che sono stati rilevati nella nostra regione è sceso del 10-11% rispetto alla settimana prima. Lei sa che l'RT è calcolato sul numero non dei positivi ma dei sintomatici, quindi questo è un elemento importante di cui dobbiamo tenere in considerazione. Vedremo come andrà questa settimana, però è un elemento importante. L'altro elemento, quindi, quando io dicevo che la curva è in via di stabilizzazione, non significa che va tutto bene. Per questo stavamo studiando delle misure ulteriori per abbassare la curva, però la curva si era stabilizzata, cioè non c'era un'impennata, una crescita della curva. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento, gli ospedali. Noi, nella nostra regione, abbiamo cercato di non interrompere le attività programmate di tutti gli ospedali. Cioè, nella stragrande maggioranza ci sono ancora le attività programmate che sono portate avanti, magari in forma ridotta, ma dalle strutture ospedaliere. Sono pochissime le strutture ospedaliere che hanno riconvertito in maniera forte le attività programmate. Questo ci consente di poter curare tutte le patologie, il Covid, ma anche tutte le altre patologie che sono importanti e invadenti. E per il fatto che noi continuiamo a curare queste patologie, riusciamo a dare un servizio completo. È chiaro che se noi dovessimo
andare a considerare la tenuta del sistema sanitario attualmente, non c'è un problema, lo diceva ieri un noto dottore virologo su un quotidiano in una sua intervista. Nelle Marche non c'è un problema, c'è lo stress portato dalla coesistenza della pandemia e dalla volontà di portare avanti le diciamo tutte le operazioni programmate, l'attività ordinaria programmata e di emergenza urgenza e programmata. Tra l'altro questi due fattori certo portano uno stress, perché noi abbiamo una pandemia in atto, però finché c'è questo elemento, che cosa significa? Significa che se la pandemia cresce, noi possiamo, come è stato fatto nel mese di marzo, di aprile, riconvertire una parte della nostra sanità, rallentandola o fermandola, e dare più spazio al Covid. Questo non significa che noi stiamo sereni e tranquilli. Diciamo però che per questo stavamo pensando ad un'ulteriore ordinanza, e le confermo che stiamo pensando ad un'ulteriore ordinanza, perché riteniamo le restrizioni della zona arancione restrizioni inutili al fine di abbassare la curva, perché noi già avevamo le scuole superiori che comunque non erano in presenza, le università che escluso le matricole non erano in presenza, il trasporto pubblico locale al 50%, la raccomandazione sullo smart working e ad altre decine di la mascherina all'aperto anche in caso insomma di assembramento, cioè avevamo fatto insieme, anche anticipando il PCM, delle ordinanze di ristrettezza, restrizione per non consentire alla curva di crescere e addirittura di abbassarla. Ma noi riteniamo che se chiudiamo i ristoranti e i bar, poi no, e non ci possiamo spostare tra comune e comune, ma è possibile fare assembramento lo stesso, perché di fatto ieri gli assembramenti si sono verificati in decine di città della nostra regione, beh, chiaro che rischiamo di penalizzare l'economia e non andare a risolvere il problema della sicurezza sanitaria. Ecco, quindi Presidente, al di là del fatto che quindi questo ci conferma la mancata concertazione tra la Regione e il Governo centrale, perché queste cose che lei ha detto qui in questo momento a Fano TV sarebbe stato interessante farle recepire e avere anche a Roma. Ma detto questo, le chiedo, Presidente, in questo nuovo decreto lei può, ma lo dico da profano, può eventualmente andare contro il DPCM, quindi riaprire bar e ristoranti e magari puntare a restrizioni su altri fronti? Ma no, guardi, io non voglio andare contro il governo, lo dicevo l'altro giorno, impugnare un'ordinanza del Ministro della Salute sarebbe la fine della politica e delle istituzioni. Certo. Non mi sembra neanche il momento di mettersi a litigare. Quello che noi chiediamo è concertazione e logica, perché dietro ai numeri ci sono delle realtà. Dicevo prima ad una persona che mi chiamava, dicendo ma noi abbiamo pochi spazi all'interno degli ospedali, ho detto noi abbiamo pochi spazi ma potenzialmente ne abbiamo tanti, cioè dipende dalla domanda, il numero nasconde sempre un stato che va spiegato, così come la questione dei tamponi. Noi abbiamo un'alta percentuale dei tamponi nella nostra regione positivi semplicemente perché ad esempio rispetto a tutti i laboratori privati che fanno tamponi registriamo i positivi ma non registriamo tutti quelli fatti, per non andare a togliere il senso al nostro contact tracing. Basterebbe fare come fanno altri, che inseriscono nel conteggio anche il numero dei tamponi risultati non positivi per abbassare quelle percentuali. Beh, Zaia lo fa continuamente, che... Zaia. Presidente, detto questo, però voglio dire, no, da chi dipende, scusi Presidente, ma da chi dipende la scelta di non registrare nei laboratori privati anche quelli non positivi? Da chi è che ha scelto questa Guardi, cosa? Questa è una scelta che praticamente viene nella nostra regione, è sempre avvenuto così, ok? Nella nostra regione dall'inizio della pandemia è sempre avvenuto così. Da quello che mi risulta, io ho detto di chiedere all'Istituto Superiore della Sanità se noi dobbiamo conteggiarli o meno. A questo punto facciamolo anche noi, Presidente, se dobbiamo farci del male. Sicuramente, però l'indice su cui Speranza mi ha detto che era
non superabile era l'indice RT, no? Perché dice, è l'indice che a me preoccupa più di tutti, perché che cosa significa? Le spiego. Significa che con un indice RT settimanale superiore a 1,55, noi rischiamo di chiudere improvvisamente anche dopo un'eventuale riapertura fra due settimane. Mi spiego meglio. Con questo sistema che è stato introdotto recentemente, dicono che basterebbe che in una settimana si chiuda dall'indice RT di 1,55 e scatta automaticamente la zona arancione. Addirittura, se l'indice fosse più alto, scatterebbe anche la zona rossa. Allora, le faccio un esempio. Nel mese di agosto, la regione Marche, una settimana ha avuto l'indice RT sopra 1,50. Nel mese di settembre, la regione Marche ha avuto l'indice RT sopra 1,50. Nel mese di ottobre, la regione Marche ha avuto una settimana l'indice RT sopra 1,50. Perché in realtà basta, diciamo, una situazione anche ristretta, no? un focolaio per capirci, per portare il numero di positivi sintomatici a crescere in maniera repentina, andando a sbalzare quello che è l'andamento dell'epidemia, l'andamento epidemiologico della nostra regione, che ci porta con questo tipo di valutazione inserita in questo contesto, che non è più bisettimanale, ma è settimanale. Settimanale. Praticamente noi rischiamo che, praticamente, ripeto, per un focolaio rischiamo di essere chiusi. Senta, Presidente, a proposito di focolai, com'è possibile che dopo l'esperienza della prima ondata ancora nelle RSA siamo a discutere di focolai, siamo a discutere di persone che si infettano? Guardi, purtroppo questa è una cosa, è una situazione veramente, diciamo, che ci lascia anche un po' di preoccupazione, perché non voglio pensare che ci siano assolutamente delle leggerezze da parte di chi gestisce queste case di riposo. Penso che purtroppo questo virus può entrare in virtù del fatto che in tante maniere. Mi dicono che basta veramente pochissimo, anche indossando i dispositivi di protezione individuale, anche indossando e avendo le massime precauzioni, il rischio che il virus passi, capisce? Certo. Passi perché magari per per una superficie che può essere stata infettata, passa per una, cioè, per tante sono, mi dicono, le possibilità. Un non nulla, certo, basta poco in sostanza. Volevo dirle, a proposito, un'analisi, ma proprio banale se vogliamo, cioè il fatto che i nostri ospedali comunque siano certo sì in sofferenza, ma non a livello drammatico, secondo me lo testimonia il fatto, che non lo siano appunto, lo testimonia il fatto che ieri, mi pare, a Civitanova sono venuti i nostri vicini di regione, gli Umbri, con i dirigenti sanitari e quant'altro, per vedere se c'era la possibilità di aprire o di ospitare qualche loro malato in terapia intensiva. Quindi, come dire, mi pare che se fossimo in emergenza, come dire, non potremmo neppure permetterci il lusso di dire agli altri venite da noi, che da noi c'è posto, o sbaglio? Guardi, mi dico molto brevemente, sono venuti sabato, hanno bisogno di preparare eventuali spazi, di prevedere eventuali spazi, qualora noi potessimo concederli, ma noi non abbiamo personale per le terapie intensive, qualora noi non... loro avessero bisogno, hanno bisogno di comunque creare eventuali spazi, e c'è stata, come era stato in passato fatto a parti invertite, la disponibilità, chiaramente, che se noi abbiamo la disponibilità ad aiutare la regione che è vicino alla nostra. Ma quando io la settimana scorsa non è che avessi voluto in qualche maniera sottovalutare, quando dicevo guardate che i nostri 700 positivi giornalieri, che sono poi 100-120, dipende dai giorni, sintomatici,
sono lo stesso numero in pratica che c'è in Umbria. All'Umbria metà della popolazione marchigiana, quindi è chiaro che i 700 sugli 800.000 abitanti umbri e noi abbiamo i 700-750 su 1,5 milioni di abitanti, cioè un peso minore in questo momento. Questo non significa che noi non dobbiamo stare attenta, questo non significa che noi non dobbiamo mettere in campo tutte le accortezze, le ordinanze e le iniziative che devono essere messe in campo per far sì che questa curva si abbassi, però è chiaro che è una situazione in questo momento che non è esplosiva. Quindi ecco, a me piace essere prudente, piace anche raccontare però ad oggi quella che è la verità dei fatti. Siamo in chiusura, Presidente. Intanto volevo dirle, è possibile, dovesse scendere l'indice RT o RRT, che dir si voglia, è possibile che si possa tornare anticipatamente a zona gialla? No. No, questo io tendo ad escluderlo perché l'ordinanza dura 15 giorni. Quindi fino al 3 dicembre. Esatto. Però, guardi, io sotto questo punto di vista, glielo dico molto francamente, sono preoccupato perché le procedure che hanno utilizzato in questa occasione, facciamo l'esempio della Campania che è passata da zona gialla a zona rossa senza passare per la zona arancione, a me preoccupa molto perché è un'interpretazione matematica di dati senza andare a capire se è un andamento, il che veramente diventa molto 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 stringente e che può fare che in una regione come la nostra può far sì che magari noi auspicabilmente riusciamo ad abbassare la curva del contagio e con queste regole basta poco per ripiombare in zona arancione o in zona rossa, il che secondo me, se non c'è un confronto preventivo, rischia di diventare veramente di diventare un problema, perché lei capisce, come le dicevo prima, un focolaio ci può stare, perché c'è stato quest'estate, nel mese di agosto, ci sono stati occasioni di focolai nel mese di settembre e nulla esclude che questi focolai potranno starci anche in futuro. Certo, questo decreto di cui lei parlava, Presidente, ce l'ha ancora lì pronto da firmare sulla scrivania? Ci può dire esattamente di cosa parla? Ma guardi, questo decreto? Noi nella giornata di venerdì abbiamo pensato, completamente ignari dal fatto della possibilità di passare in zona arancione, perché nessuno ci aveva preavvisato. Di solito mi raccontavano dal Dipartimento della Salute che in altre occasioni c'era stata un'interlocuzione tra l'Istituto Superiore della Sanità e il Ministero della Salute e la nostra regione, dove ci chiamavano per avere delle spiegazioni, per comprendere, per capire. In questo caso nessuno ci aveva avvisato, né me, né gli uffici, né il GORES, rispetto a questa anomalia sull'indice RT, a questa anomalia, a questo sbalzo settimanale dell'indice RT. In questo senso stavamo pensando a un'ordinanza. Poi ci siamo fermati nella giornata di sabato perché volevamo capire l'impatto dell'ordinanza di Speranza sulla nostra popolazione, ma visto che ieri, ripeto, le occasioni di assembramento sono state veramente tantissime, credo che dovremmo riflettere insieme ai prefetti con cui ho fatto una riunione anche giovedì scorso, parlando proprio di questa questione, dobbiamo riflettere su un'ulteriore sulla possibilità di un'ulteriore ordinanza fatta dalla Regione per evitare che questi 15 giorni siano spesi in vano. Ma ecco, in questa ordinanza che cosa nello specifico andrà a mettere? Che cosa prevede? Ma guardi, se valuteremo insieme agli uffici, se la firmeremo, sarà un'ordinanza che toccherà gli assembramenti. Perché poi lei capisce che il danno economico, mi raccontano anche dalla vicina Umbria, dall'Abruzzo, il danno economico per le attività commerciali è devastante, sarà devastante, perché comunque ristoranti, bar, ma anche attività commerciali che vivevano di un indotto anche delle città vicine per 15 giorni vedranno ridotto di molto la loro capacità di
di fare movimentazione economica. E come abbiamo detto, il problema realmente non sta proprio lì, insomma, non sta nei bar e nei ristoranti, probabilmente sta da altre parti. Ed è lì che bisognerà intervenire. Vedremo allora. Presidente, intanto io la ringrazio molto per questa disponibilità che lei ha dedicato, per tutto il tempo che ha dedicato questa mattina ai nostri telespettatori. E io le strappo una promessa, quella di risentirci magari prossimamente, visto che siamo comunque in qualche modo costretti a casa laddove è possibile. Quindi cerchiamo di tenere compagnia ai nostri telespettatori anche con questi spazi informativi che sono molto utili, e in questo caso avere la sua presenza per noi è importante. Ma guardi, sono io a ringraziare voi, perché ci tengo a raccontare quello che è accaduto, come è accaduto, a far sì che si riesca a creare una coscienza collettiva affinché possiamo tutti uscire prima possibile da quest'incubo del coronavirus e da questa emergenza sanitaria che mette in pericolo la sicurezza di tante persone nella nostra regione e che rischia veramente di creare, dal punto di vista, anche dal punto di vista economico, dei danni impressionanti. Quindi è chiaro che più noi riusciamo a interloquire e a parlare tra di noi, più riusciamo a creare una coscienza rispetto a questo grave momento che stiamo attraversando. Bene, Faro TV è a sua completa disposizione. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Buon lavoro, grazie. Allora, grazie al Presidente della Regione Acquaroli. Adesso andiamo di nuovo a collegarci. Vediamo, non so se intanto... Sì, tempo tecnico, non c'è problema Riccardo. Abbiamo Simona Zonghetti con l'assessore alla Polizia locale Sara Cucchiarini e il comandante della Polizia locale Anna Rita Montagna. Con loro adesso parleremo, appunto, avete sentito, per Ceriscioli è un problema fondamentale, cruciale, quello di evitare assembramenti. Assembramenti che non sono gli assembramenti che ci possono essere in un bar per prendersi un caffè oppure in un ristorante dove si va a mangiare qualche cosa. Gli assembramenti sono altrove e lo abbiamo visto anche nella giornata di ieri, complice anche il bel tempo. E allora di questo parleremo, chiaramente restringendo il campo d'azione non più a livello marchigiano ma a livello cittadino. E a questo punto con Simona Zonghetti, di nuovo buongiorno Simona, vado a chiedere che cosa, com'è andata la giornata di ieri dal punto di vista degli assembramenti, se sono state levate delle multe, se tutto è andato regolarmente oppure no. A te la parola. Intanto, per chi si fosse collegato in questi minuti, ripresento i nostri ospiti: la comandante alla Polizia Locale Anna Rita Montagna, l'assessore alla Polizia Locale Sara Cucchiarini. Giustamente, sia tu che il Presidente parlavate di questi assembramenti, c'è anche da dire che dopo la notizia che le Marche sarebbero passate da zona gialla ad arancione, in tanti si sono organizzati per l'ultimo pranzo, per l'ultimo aperitivo, per cui anche nella giornata di sabato i ristoranti, molti ristoranti di Pesaro hanno registrato tutto esaurito, ma anche nel centro storico di Fano tanti tavoli erano pieni. Dunque, Assessore, avete effettuato dei controlli, delle multe in questo fine settimana? Intanto buongiorno a tutti gli spettatori di Fano TV, un saluto al direttore Marco Ferri. E sì, noi, allora devo dire, voglio iniziare dicendo che sono d'accordo con il Presidente Acquaroli rispetto all'affermazione con la quale ha aperto la sua intervista, dicendo che il popolo marchigiano è un popolo disciplinato, un popolo che si sta comportando abbastanza bene, nonostante non sia semplicissimo comunque tenere comportamenti che devono rispondere comunque a un cambio di normative costante. E il popolo fanese non ha fatto eccezione, quindi devo dire che i fanesi si stanno comportando abbastanza, diciamo, correttamente, ma ci sono sicuramente anche degli elementi di difformità. Comunque ci sono stati anche degli episodi anche in questo fine settimana sui quali siamo dovuti intervenire come polizia locale. Per fare dare un breve sguardo a quello che è stato il weekend, sabato ci sono stati numerosi fenomeni di assembramento, anche perché a seguito della notizia che appunto ci sarebbe stato questo passaggio in zona arancione, quindi una maggiori limitazioni per
per tutti, per tutti i cittadini. Ecco, c'è stata la volontà, insomma, di vedersi, di fare l'ultimo aperitivo, l'ultimo caffè, l'ultimo incontro in piazza. Devo dire che è stato abbastanza trasversale questo desiderio, ma sicuramente i giovani sono tanti e sono quelli sui quali magari è più difficile intervenire e far capire l'importanza dell'utilizzo della mascherina, motivo per cui abbiamo fatto anche un paio di multe durante un assembramento al Pincio in sabato pomeriggio. La domenica è stata invece una domenica un pochino più effervescente, passatemi questa espressione, perché la polizia locale è intervenuta all'ora di pranzo rispetto a un ristoratore che ha lasciato aperto il ristorante, insomma, quindi non ha adempito comunque all'obbligo di mantenere la chiusura da quel giorno. Aveva delle prenotazioni e quindi comunque lui ha svolto normalmente il pranzo. C'è Di quest'obbligo di chiusura oppure è voluto La andare appositamente contro la giustificazione è legge? stata, insomma, che aveva delle prenotazioni, le difficoltà sono tante, le conosciamo molto bene ed è evidente che la politica, l'amministrazione, il governo, la Regione Marche e anche il nostro comune devono occuparsi di queste situazioni di difficoltà. Io posso ribadire come assessora alla Polizia Locale che il nostro ruolo è quello di far rispettare il quadro normativo, che come ho già detto cambia in continuazione, per cui noi siamo a disposizione delle indicazioni che ci arrivano, per cui noi siamo a disposizione dei DPCM del Presidente Conte, delle ordinanze del Ministro della Salute, delle ordinanze del Presidente Acquaroli, delle ordinanze del Sindaco, per cui per noi è anche abbastanza complicato, un ruolo difficile in questo momento, come ha giustamente sottolineato all'inizio di questa diretta il direttore di Fano TV, perché c'è un clima molto diverso rispetto a prima e credo che sia importante anche intervenire proprio su questo, quindi dare degli elementi il più possibili naturalmente veritieri, ma anche distensivi, perché comunque questo è un momento verso il quale dobbiamo essere tutti, diciamo così, uniti per guardare un obiettivo che è quello il superamento di questo momento di crisi. Ecco, Quindi poi parleremo anche di disagio giovanile, perché giustamente queste regole poi hanno anche degli effetti sui giovani, ma anche sugli anziani. E parleremo anche dei fatti di Sant'Orso per capire a che punto sono le indagini. Comandante, giusto, questo fine settimana sono stati eseguiti dei controlli. In quali zone della città e a chi sono state levate le multe? intanto buongiorno a tutti. I servizi sono stati predisposti e variano in base alle normative vigenti, per cui sono stati predisposti considerando le zone da dover controllare e gli orari in cui iniziano determinati divieti. Per esempio sabato, quando ancora non era vigente l'ordinanza che ci ha catalogati poi di inseriti nella zona arancione, era possibile la somministrazione di alimenti e bevande fino alle ore 18. Per cui fino a quell'ora abbiamo incentrato il servizio, particolarmente in centro, proprio perché, stante anche la bella giornata, si temevano proprio i grandi gruppi di persone che effettuano abitualmente la passeggiata per il corso. Abbiamo incentrato il servizio al Pincio e, come ha appena detto l'assessora, siamo anche intervenuti facendo due sanzioni. A giovani o adulti? Questi erano giovani. Anche io devo dire che abbiamo riscontrato una popolazione, quindi anche i ragazzi, abbastanza responsabili, nel senso che tanti sì, perché poi la passeggiata non c'è il divieto di uscire, la passeggiata è consentita, ma tutti con mascherina. Il servizio è stato incentrato proprio nel evitare che queste persone fossero tutte ammassate molto vicine. È un po' un'azione che io definisco anche a volte un po' di disturbo, proprio volta a far rispettare la norma. E quindi il presidio costante è stato in Corso Matteotti, in piazza e al Pincio. Certo. Questa è una pattuglia che è sempre girata in questa zona. Un'altra pattuglia poi ha fatto invece i controlli dei locali anche un pochino più in periferia, partendo dalle ore 18, perché fino a quell'ora ancora sabato la somministrazione era consentita, e poi ovviamente abbiamo allungato il servizio fino alle 24, questo perché a seguito dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduti dal prefetto, a seguito di incontri tecnici che noi abbiamo avuto con il dirigente del locale commissariato, abbiamo un pochettino
disposti controlli diversificando le zone di intervento tra noi e le altre forze di polizia, in modo da avere una copertura la più possibile completa su tutto il territorio comunale. Certo. Assessore, le chiedo di essere breve perché ho diverse domande per lei. Intanto c'è anche un problema di organico, no? In questo momento il comando è sotto organico, che cosa state mettendo in campo per risolvere questo problema? Sì, va detto che l'assunzione in organico di nuovi agenti deve essere fatto in un quadro di normative comunque stringenti che riguardano le assunzioni di tutto l'ente, per cui siamo da anni, diciamo, limitati in questo, perché si possono comunque fare assunzioni in modo limitato con degli indici, dei parametri assolutamente limitanti, e questo per noi è un limite anche per quanto riguarda le assunzioni della polizia locale, ma non solo. Però c'è una esigenza effettiva. Mi sono comunque mossa sin da subito, appena insediata con questa delega, anche insomma a seguito dell'insediamento della comandante, abbiamo subito focalizzato questo come essere un obiettivo primario. Nell'immediato avremmo dovuto fare, se non ci fosse stato appunto il Covid, avevamo già messo in bilancio per quest'anno l'assunzione di 7 nuove figure. Non è stato possibile fare concorsi perché appunto la pandemia da febbraio in poi ci ha impedito molte cose, tra le quali questo, ed abbiamo comunque reagito con delle azioni diciamo di ripiego, ma che non lo sono da un punto di vista della qualità. Abbiamo comunque allungato il contratto agli stagionali, stabilizzeremo nelle prossime settimane 3 nuove figure che entreranno in organico in modo a tempo indeterminato, ed abbiamo fatto nelle ultime settimane una graduatoria condivisa con il comune, con il comando di Ancona, per la messa in organico di 3 nuovi ufficiali che dovranno arrivare nelle prossime settimane. Per cui questa è una risposta, nonostante le difficoltà anche di darla, che sarà significativa e avrà una vera e propria boccata d'ossigeno, perché c'è una grande richiesta di presenza anche in termini di agenti e di pattuglie che presidiano il territorio. Sì. Ecco. Invece per sì. Sant'Orso sono già stati individuati i responsabili? Per i fatti di Halloween, come ho già avuto modo di anticipare alla stampa, ci sono ancora le indagini in corso. Sono indagini che condividiamo sia con la polizia che con i carabinieri, che pur sono intervenuti insieme a noi, e sarà necessario un momento di raccordo con loro quando questo il percorso delle indagini sarà giunto a conclusione per tutti e tre e a quel punto comunicheremo, come doveroso che sia, l'esito di queste indagini. Voglio comunque comunicare che abbiamo già individuato diversi soggetti responsabili, abbiamo utilizzato diversi mezzi che comunicheremo nel dettaglio quando le indagini sono finite, quindi non ho mai dato anticipazioni per questo, anche per non inficiare e per non indebolire il potere investigativo che è comunque ancora in corso, però insomma lo comunicheremo a breve. Ecco, un'ultima domanda: a Pesaro il sindaco Matteo Ricci ha firmato un'ordinanza per istituire il senso unico sia durante il mercato settimanale ma anche nel centro storico, una decisione che ha fatto un po' ha suscitato delle proteste e non solo. Per Fano come mai non è stata adottata una decisione di questo tipo? Siete d'accordo? Allora, il sindaco Ricci ha fatto ciò che riteneva più opportuno di concerto con la propria comandante. Noi abbiamo ritenuto non procedere come loro, perché benché sia necessario comunque attrezzarsi di strumenti per governare e per evitare l'assembramento, questi strumenti devono essere poi effettivamente governabili per chi controlla, per cui andare a mettere un divieto che poi di fatto non è possibile rispettare o far rispettare, ecco, diventa comunque un limite anche per lo stesso corpo di polizia locale, che magari è più messo in difficoltà che altro. Certo. Cioè si fa fatica comunque a
Anche perché poi va a finire che si creano assembramenti in altre zone della città, magari esatto, in un centro storico, ma altrove. Non abbiamo condiviso comunque questa loro scelta, ma condividiamo e assolutamente riteniamo importante invece l'individuazione della necessità, quindi adottare strumenti che aiutino, che permettano comunque di dare risposte all'assembramento, che diventa comunque un fenomeno che è evidente, che dobbiamo comunque contenere. Per cui la soluzione secondo me è sbagliata, ma la necessità è giusta, per cui dovremo anche noi comunque attrezzarci, come comunque abbiamo fatto già in altre occasioni, nei tavoli comunque convocati dal prefetto, per unire in modo quanto più organico le azioni nel territorio da parte di tutti i soggetti, e mettere in campo appunto azioni che siano comunque importanti e di ricaduta importante nel territorio. Abbiamo sempre comunque condotto un'attività di comunicazione e di prevenzione verso la cittadinanza durante la prima fase del lockdown, e devo dire che siamo stati anche molto percepiti, e questo ci ha aiutato ad accompagnare un'azione effettiva da parte della nostra forza di polizia locale. Credo che dovremmo comunque muoverci ancora in questo senso, dare dei messaggi distensivi ma anche molto chiari, e quindi anche molto faccio anche un appello alla politica tutta, che comunque sia giusto mette in discussione alcune dinamiche, ma che dia messaggi chiari alla cittadinanza, affinché anche chi, come forze dell'ordine locali o forze dell'ordine appunto di polizia statale, siano messi nelle condizioni di operare anche con più tranquillità, e certo, siano aiutati nel loro compito. Simona, assessore, Simona, buon lavoro a lei, ma grazie anche alla comandante e a tutti i vigili urbani. Sì, Marco? No, volevo chiedere, per chiudere, siccome prego, siamo molto pragmatici, molto nelle cose, come sì, facciamo di solito, allora vogliamo ricordare che, essendo noi in zona arancione, se magari ce lo fa la comandante Anna Rita Montagna, quali sono le disposizioni, sì, che cosa bisogna fare per non incappare nelle multe, quanto sono le multe, le sanzioni e quant'altro, proprio a livello, certo, pratico, in termini molto semplici e schematici. Esatto. Dunque, comandante, ricordiamo brevemente anche quali sono questi divieti, visto che siamo in zona arancione, e eventualmente di quanto sono le multe. Il divieto principale è quello di spostarsi da un comune all'altro, se non per motivi di necessità, salute o per motivi chiaramente di lavoro, oppure per andare per servirsi di servizi che non sono presenti nel proprio comune. Un'ipotesi potrebbe essere, dico, devo andare alla motorizzazione civile nel comune di Fano, non c'è, quel servizio è aperto, si è giustificati all'andare a Pesaro in quel determinato ufficio. E questo oltre a il divieto di somministrazione di alimenti e bevande. Qui però la norma dice che queste attività sono sospese, ma è comunque consentito l'asporto, l'attività di asporto fino alle ore 22, nonché il domicilio senza limite d'orario. Per cui che significa? Che questi locali come bar non devono necessariamente essere chiusi. Noi riceviamo anche segnalazioni da parte della cittadinanza di bar che vede aperti. I bar possono continuare a rimanere aperti per l'attività di asporto. Significa entrare in un bar e non consumare al bancone, ma prendersi una pasta, un qualcosa, cioè quello che il bar vende, anche volendo un caffè, ma deve essere servito nel bicchierino poi d'asporto, che non può essere consumato né all'interno del bar né, dice la norma, nelle immediate vicinanze. Allora, all'interno del comune ci si muove tranquillamente, dopo anche lì entrano i divieti, per cui ci si può muovere soltanto per quelle tre classiche motivazioni: lavoro, necessità, salute. E proprio ieri sera mi sono fatta mandare dal comando una foto della situazione del transito da telecamere, e alle ore 23:15 in tutte le telecamere non c'era un veicolo in movimento. Il traffico è veramente pochissimo, e quindi possiamo anche noi confermare che quel senso di responsabilità di cui è stato parlato dall'assessore, dal presidente Acquaroli, comunque l'abbiamo riscontrato. Esatto, ed è giusto ricordare anche che ci sono certo dei controlli fisici, quindi sul posto, ma la situazione la tenete sotto controllo anche grazie alle telecamere installate nella città.
anche quello, no? Ci dà già il polso della situazione, perché monitorando i transiti, poi anche dice, vediamo quanti transiti ci sono in entrata in un varco, quanti ce ne sono in uscita, abbiamo anche una possibilità intanto di vedere qual è il movimento effettivo nella città. Ed è veramente poco, perché io vedendo le risultanze che il giorno dopo vedo che le macchine fermate sono poche, dico ma come mai? E poi andiamo a vedere questi dati, sono poche perché non ci sono i transiti effettivamente. Bene, io ringrazio ancora Anna Rita Montagna, l'assessore Sara Cucchiarini. Marco, ci spostiamo perché andremo a raccogliere delle testimonianze di baristi e ristoratori che tra l'altro ieri hanno anche inscenato un sit-in di protesta nelle vie del centro storico della città. Bene, grazie, grazie a te e ai tuoi ospiti. Infatti di questo si parla, abbiamo parlato anche nella nostra rassegna stampa questa mattina. Andiamo a vedere il resto del Carlino. La crisi uccide più del virus. Protesta a Fano da parte degli aderenti di Ristor Italia, bloccata la rotatoria di fronte all'Arco d'Augusto e al grido basta con le restrizioni, ci saranno più morti per la crisi economica che per il coronavirus, hanno manifestato ieri pomeriggio al Pincio i rappresentanti appunto di questo movimento che si chiama Ristor Italia, rappresentati da Lorenzo Vedovi, in tutto una sessantina di persone, secondo la polizia, più di 100 a detta degli organizzatori, hanno bloccato in segno di protesta la rotatoria di fronte all'Arco d'Augusto, circondati da un imponente cordone di poliziotti e carabinieri, poi sono passati in piazza 20 settembre a Fano. E tra le tante cose che sono state dette, urlate, così come scrive il Carlino questa mattina, per esempio anche polemiche nei confronti della vicina San Marino. Voi sapete, San Marino, insomma, il governo ha deciso il governo di San Marino ha deciso di tenere aperti ristoranti e bar anche dopo le 22. E allora i nostri ristoratori ieri hanno urlato: a San Marino i ristoranti sono rimasti aperti mentre noi siamo stati penalizzati. La gente si accalca nelle strade e nelle piazze fino a tardi rischiando il contagio. Noi invece abbiamo sempre rispettato i protocolli di sicurezza, studiandoli da cima a fondo, manco fossimo laureati. Abbiamo investito anche ingenti somme, basta con l'accanimento contro di noi. Scrive il giornale. Ritorniamo pure, Riccardo, sulle immagini che ci sono arrivate ieri dal centro di Fano, dove, ecco, vedete, a un certo punto i manifestanti hanno bloccato di fatto la circolazione stradale, anche se poi qualcuno ha forzato un po' la mano ed è riuscito comunque a passare. Sono i ristoratori, sono coloro che hanno investito, come abbiamo detto. Cosa dicono? Cosa urlano? Dignità! Dignità! Dicono dignità, dignità. Ecco, qui sono in corso Matteotti. Sentiamo anche l'audio, se riusciamo a sentire qualche cosa, un estratto. Lo abbiamo fatto, i giornalisti presenti, spero che facciano e ci mettano anche loro poi coscienza di fare un lavoro produttivo per il beneficio delle nostre attività, dei nostri settori colpiti. Le cose sono adesso, diciamo, per terminare qui, per questa prima puntata di oggi. Tutti noi ci augureremmo che in realtà a breve non avremo nessuna occasione, nessuna necessità di ripetere cose del genere o ancora più gravose. Vorrebbe dire che andremo... Ecco, vabbè, abbiamo preso soltanto un pezzettino, era Lorenzo appunto Vedovi, portavoce di Ristor Italia, che ha parlato al megafono. Beh, certamente, insomma, questa potete immaginare già il popolo fanese, il nostro popolo, la nostra gente difficilmente si scomoda per scendere in piazza, per fare manifestazioni, quindi possiamo capire, possiamo immaginare a che livelli siamo arrivati, insomma, di esasperazione, no? A che livelli siamo arrivati, quando queste persone hanno comunque investito, hanno investito soldi anche per mettere in regola i locali, per tutto quello che riguarda la sanificazione, il distanziamento, hanno sacrificato anche tanti posti a sedere, quindi limitando il numero dei tavoli, delle sedie all'interno del proprio locale. Ecco, tutto questo è stato fatto, tutto questo i ristoratori hanno fatto seguendo le regole, poi a un certo punto, punto a capo, tutto come se nulla fosse, e il governo ha
voluto chiudere queste attività indicandole come luoghi di contagio. Ecco, però non è così, almeno questa è l'idea anche del governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, che abbiamo sentito in diretta all'inizio del nostro programma. Non è lì, o non è soltanto lì, come si pensava che fosse la scuola inizialmente, il luogo dove potessero arrivare i contagi. In realtà anche la scuola, per quanto sì, ogni tanto qualche classe finisce in quarantena, ma possiamo dire che ancora i numeri danno ragione a chi sostiene che nella scuola in questo momento non ci sono ragioni che portino a pensare che lì ci siano occasioni di contagio. I contagi stanno da altre parti. E il presidente Acquaroli diceva che, proprio in diretta poco fa, diceva che anche ieri sono arrivate a lui delle telefonate, anche lui sono arrivate delle segnalazioni, come stanno arrivando a noi, come arrivano anche alla polizia locale, come abbiamo sentito poco fa, di posti, luoghi all'aperto dove ci sono persone che se ne infischiano e continuano beatamente a parlare, a chiacchierare, senza pensare minimamente al metro di distanza, senza avere la mascherina, oppure tenendo la mascherina come optional, ma come fosse una sciarpa che copre il collo e tiene caldo la gola. In realtà, ecco, tutto questo non dovrebbe accadere. E così come abbiamo visto, abbiamo raccontato spesso e volentieri di automobili all'interno delle quali si possono tranquillamente vedere persone senza mascherina, le abbiamo viste, ne ho viste anche io ieri, ecco, tutte queste sono occasioni assolutamente di contagio ed è da lì che poi parte tutto quanto. Allora io adesso chiedo, perché nella nostra scaletta dovremmo avere adesso ancora altri collegamenti, chiedo a Riccardo in regia se abbiamo quello previsto con Mirko Carloni, che è assessore regionale al commercio e allo sviluppo economico della Regione Marche. Ok, e poi dovremmo avere anche, allora possiamo andare direttamente a quell'altro, che è lo stesso molto interessante, se riusciamo a collegarci con Massimo Agostini. Massimo Agostini, sulla questione appunto dell'epidemia, e con lui sarebbe interessante discutere appunto anche della questione dei contagi. Lui che ha gestito e ha diretto per molto tempo, quando era in organico nell'azienda, nell'area, nell'ASUR, uno di Fano, era il responsabile del Dipartimento Malattie Infettive. Adesso poi tutte le qualifiche esatte non le ricordo, però ecco, era uno che è stato e continua oggi, nonostante sia in pensione, non lavori più, sia oggi comunque attento all'analisi di quelli che sono i numeri, di quelli che sono i dati. Questo è importante, quindi lo andremo a vedere tra un istante. Però torniamo un attimo sui giornali, perché a un certo punto, ecco, a proposito, magari possiamo utilizzare questo articolo per introdurci nel discorso appunto più strettamente sanitario. C'è questo articolo che abbiamo già visto nella nostra rassegna stampa questa mattina, che a parer mio è molto interessante e che scrive Benedetta Iacomucci questa mattina. Allora, intanto è un'intervista ad Umberto Gnudi. Chi è Umberto Gnudi? È il primario facente funzioni del pronto soccorso dell'ospedale di Pesaro, ovvero il San Salvatore. Allora, da questa mattina a Pesaro parte un nuovo, come dire, una nuova gestione del paziente, paziente Covid. In che cosa consiste questa nuova gestione? Innanzitutto la parola, secondo me, che dobbiamo tenere a mente è questa. Le due parole: dimissioni rapide. Dimissioni rapide. Tutto questo al pronto soccorso e negli ambulatori di monitoraggio. Allora, la nuova gestione paziente Covid, che inizia oggi, in una tenda davanti al San Salvatore, dove saranno visitati da oggi pazienti che sono stati dimessi 2 o 3 giorni fa.
Intanto la situazione nei reparti, qual è la situazione nei reparti? Risponde Gnudi, la situazione è impegnativa ma non è drammatica. Teniamo presente che il pronto soccorso di Pesaro è l'unico ospedale della provincia che accoglie i pazienti Covid positivi dal territorio. Siamo sotto pressione ma la situazione non è ai livelli di marzo. Non è ai livelli di marzo. Allora, quanti accessi al giorno ci sono all'ospedale di Pesaro? Siamo, risponde Gnudi, sui 15-20 pazienti Covid al giorno. Al momento il reparto ne ho 3 in attesa di ricovero. Da oggi, da lunedì, cioè oggi, inizieremo l'ambulatorio, cioè un nuovo percorso per migliorare la gestione dei pazienti. In che cosa consiste? Quando riteniamo che le condizioni del paziente non siano tali da richiedere ricovero, ma ci sono parametri per i quali non possiamo escludere un peggioramento, li dimettiamo programmando però dei rientri a 48-72 ore per evitare che questi pazienti tornino con un quadro clinico compromesso. Ora, molti di voi ricorderanno, e purtroppo la provincia di Pesaro ha pagato un numero altissimo anche di vittime, ma se andiamo un po' a rivedere a ritroso come arrivavano questi pazienti all'interno degli ospedali, arrivavano praticamente con un quadro clinico devastato. Ormai i polmoni erano compromessi, c'era pochissimo da fare e le speranze di poterli far uscire erano ridotte al lumicino. Chi ha avuto purtroppo un lutto in casa, e so che purtroppo ce ne sono tanti in questo momento all'ascolto, sa benissimo di cosa sto parlando. Non potevi entrare in ospedale, non potevi andare in ospedale ci potevi andare, questo a marzo, aprile, soltanto quando ormai non respiravi più, non riuscivi più a respirare. E quando arrivavi in ospedale in quelle condizioni, chiaramente ormai il quadro clinico era compromesso e c'era poco da fare. Anche perché aggiungiamoci il fatto che le terapie ancora non erano state individuate e di conseguenza era un terno al lotto poterne uscire. Vedo l'assessore regionale Mirko Carloni collegato in diretta con noi. Buongiorno assessore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno direttore. Allora, dunque, intanto come va? Ma come va? Bene, è una stagione particolare ma sicuramente interessante. Allora, io con lei, chiaramente anche per la delega che ha, che è una delega, come abbiamo detto, importante, pesante, volevo cercare di capire se avete in mente come Regione Marche una strategia anche per il dopo Covid, perché tanto prima o poi dovrà finire questa storia, e soprattutto come, che cosa ci può dire, che cosa può dire a tutti coloro che stanno soffrendo dal punto di vista economico. Beh, è chiaro che questa crisi, dopo che sarà una delle più grandi crisi sanitarie, diventerà una crisi economica. E per quello che la nostra situazione come Marche sta diventando anche strutturale, perché si somma ad altre criticità che sono nate negli ultimi 5 anni e quindi rischia di farci tornare indietro sia come prodotto interno che come tessuto industriale. Che cosa stiamo facendo? Allora, intanto oggi andiamo in giunta con una proposta per sostegno alle micro e piccole imprese. Cercheremo di dare una raccolta a tutti i fondi che possono essere utilizzati in questo momento per le imprese. Purtroppo siamo a fine anno e quindi non c'è tantissima disponibilità finanziaria, ci sarà per il prossimo anno quando rifaremo il bilancio. Però in questo momento abbiamo un contatto diretto con le associazioni di categoria e abbiamo promesso che qualunque possibilità, qualunque risorsa noi troviamo, la rimettiamo in gioco per dare sostegno alle imprese, compreso il fondo perduto per le microimprese, compreso lo scorrimento di graduatorie su progetti che impattano su nuove assunzioni e soprattutto anche come credito agevolato, cercando di mettere liquidità che sia a zero costi per le imprese colpite da questo DPCM. Ecco, senta assessore, stando alla cronaca, quella che ci raccontano i giornali, che raccontiamo anche noi, sembra che questa pandemia stia causando una crisi profonda soltanto in alcuni settori, primis i ristoranti, bar e quant'altro. Ma lei, che ha una situazione sotto controllo dal punto di vista della regione, in realtà
non credo che sia soltanto questo problema. Le aziende, per esempio, le nostre aziende, quelle che hanno nomi importanti ed export a livello mondiale, quelle come stanno? Beh, guardi, l'export penso che non è mai andato così male negli ultimi anni. E devo dire che anche a me ha sorpreso vedere come stanno andando le aziende come esportazione. Volevo trovarle anche una slide, se riesco a trovarle, ma non ce l'ho, gliela mando. I dati sono abbastanza critici per le nostre imprese, quindi è vero che in questo momento chi soffre è il terziario, perché col DPCM, con l'ordinanza di sabato, Speranza ha fatto chiudere tutte le attività, anche quelle che erano in regola con i protocolli e lavoravano solo mezza giornata, quindi questo è un danno veramente difficile da colmare per il futuro. Però ovviamente il terziario trascina con sé anche il settore secondario, quindi chi produce beni e servizi, chi produce prodotti, e già questa mattina gli agricoltori che avevano un grande mercato nella ristorazione, nei bar e hotel, stanno risentendo di questa scelta. Quindi ci sono più settori in crisi, sia le manifatture che hanno avuto uno shock dal punto di vista delle esportazioni, che il settore primario che produce per la filiera che è legata all'Horeca. Però tutto questo potrebbe avere un rimbalzo economico se i primi mesi dell'anno ripartissero così rapidamente, così come sono crollati adesso. La speranza è che ci sia veramente una soluzione a breve termine, perché se si protraesse questa situazione, io non credo che avremmo più un'economia come quella che conoscevamo. Ecco, invece dal punto di vista bancario, mi interessa parlare soprattutto, perché poi quando sentiamo, Assessore, sentiamo parlare anche il Premier Conte di miliardi che vengono dati a destra e a sinistra, poi uno guarda nel suo conto corrente e i soldi sono sempre quelli. Allora, le banche, qual è il ruolo delle banche in questa crisi, in questa seconda ondata, in questa secondo tempo? Allora, intanto le banche in questo momento hanno avuto degli strumenti per garantire il credito. Noi ne vorremmo mettere altri a disposizione che sono ancora più efficaci per le piccole imprese, che permettono di semplificare le pratiche senza valutare il merito creditizio, se possibile, e dando ossigeno a quelle imprese che hanno avuto un danno immediato, insomma, emergente. Però è anche vero che la soluzione a una crisi come questa non può essere soltanto far fare nuovi debiti, perché altrimenti comunque i debiti devono essere ripagati, e quindi un'azienda che non produce, che non vende perché è chiusa, non può sostituire un'entrata con nuovi debiti. Lo può fare per qualche mese, ma certamente quella non è una soluzione. Ma non si può neanche campare con 600 euro che ti dà lo Stato o poco più, insomma. Certamente. La cosa che infatti anche i ristoratori di Ristor Italia che ho incontrato ieri, quello che chiedono è non certamente i 600 euro, ma di poter lavorare. Cioè, hanno messo in atto tutti i protocolli per rispettare le norme, per evitare di essere oggetto di contagio, e devo dire che chiuderli è stato un accanimento, anche perché non c'è evidenza scientifica che nei ristoranti avvenissero i contagi. Ecco, l'ultima domanda. Sì, prego. Prego, no, prego. Piuttosto dico, fa riflettere il fatto che questo sacrificio che le imprese, soprattutto quelle commerciali, stanno subendo, e come ho detto prima, di conseguenza anche tutte le altre, non sia utile se la gente comunque ad assembrarsi nei centri storici, magari con i locali chiusi, i bar chiusi, ma ci sono gruppi di tanti ragazzi che si incontrano come se niente fosse. Ecco, questo fa un po' arrabbiare, perché il sacrificio che i settori economici stanno facendo almeno deve essere utile ad evitare nuovi contagi. Ecco, l'ultima domanda che le faccio è di tipo politico. Poco fa in diretta il governatore, il presidente Acquaroli, insomma, sosteneva
Una cosa, una tesi, insomma, abbiamo letto in questi giorni, cioè che dal governo, insomma, c'è stata più un'imposizione che una concertazione, e mi riferisco al fatto che ci hanno messo in zona arancione, così da un momento all'altro, senza nemmeno fare una telefonata, almeno di cortesia, informativa. Ecco, dal suo punto di vista, come legge l'atteggiamento, come vede l'atteggiamento del governo nei confronti della Regione Marche? C'è un po' di ostruzionismo? Guardi, io sinceramente non credo che il metodo adottato dal governo sia corretto, perché ogni regione ha le sue particolarità, conosce il territorio e poteva intervenire con strumenti anche più profilati rispetto a un'ordinanza generica. E questo un po' ci ha sorpreso, perché non c'è stata la possibilità nemmeno di fare un'interlocutoria sulle modalità di accesso alla zona arancione. I dati a cui fanno riferimento sono quelli dell'ultima settimana di ottobre, quindi è inspiegabile come non c'è stata la possibilità di ragionare sulla situazione attuale, che stava già in qualche modo migliorando. La curva, anche se aumenta, è stabile, e la sanità regionale, anche su nostra indicazione, ha continuato a tenere l'attività ordinaria, mentre i ricoveri in terapia intensiva mi pare che siano stabili intorno ai 70 unità, che in qualche modo è gestibile. Allora, la saluto... Mentre si gestisce la crisi sanitaria, va gestita quella economica. Certo, a proposito di emergenza economica, molti di noi, scrive una dei nostri telespettatori che ci stanno seguendo, molti di noi lavorano ma siamo in cassa, non lavorano, scusate, molti di noi non lavorano, siamo in cassa integrazione, io non ho niente da dar da mangiare a mia figlia, vi sembra giusto? Ve ne fregate di questo. Ora, questo messaggio, perché l'ho detto, al di là di questa del toni drammatici, però credo, Assessore, che, come dicevamo all'inizio di questo nostro programma, rispetto a marzo ed aprile è cambiato anche lo spirito, cioè non c'è più quello spirito di unità della gente, di collaborazione, di aiuto, che oggi siamo all'esasperazione, oggi siamo al mors tua vita mea, e quindi questo complica un po' le cose. Beh, certo, perché nella prima fase c'era un sentimento di paura diffuso, anche per una malattia che non si conosceva. Nella seconda fase sono inconcepibili alcuni errori, perché potevano essere previsti e prevenuti. E poi soprattutto io ritengo che quando un governo fa un decreto o un'ordinanza e con questa infligge delle sofferenze economiche, nello stesso decreto ordinanza deve anche prevedere i risarcimenti. Non è possibile che si chiude sabato sera per la domenica senza spiegare quale sarà il risarcimento del danno causato. Secondo lei che Natale sarà, Carloni? Guardi, noi stiamo lavorando sul serio per evitare che questa situazione si protragga fino a Natale. Grazie, buon lavoro. Allora, ci sentiamo. Lo faremo. Grazie, grazie mille. Buon lavoro a lei e a tutti i suoi colleghi. Allora, a questo punto io direi di andare in pubblicità. Grazie, sì, andiamo in pubblicità. Poi ci ritroveremo tra poco. Restate con noi, però. Non andate via, perché parleremo ancora della questione dei contagi, parleremo ancora dei numeri, cercheremo di capire, perché a volte sembra che questi numeri non tornino. Vediamo, tra poco. Allora, bentornati cari telespettatori di Fano TV, bentornati, siamo in diretta nella mattinata che ci vede insieme per fare il punto della situazione sulla pandemia, sul Covid, sulla zona arancione, sulle Marche, come sta andando, come non sta andando, che cosa abbiamo sbagliato, dove stiamo andando e che cosa succederà. Cercheremo anche di vedere come andrà nelle prossime settimane, ascoltando un po' i vari esperti. Chi ci ha seguito da questa mattina alle 8:30 avrà visto, sentito nell'ordine il presidente
della Regione Marche in diretta qui su Faro TV, Francesco Acquaroli, poi avrà sentito e visto il collegamento con Simona Zonghetti e l'assessore alla Polizia Locale Sara Cucchiarini, la comandante della Polizia Locale di Fano Annarita Montagna, poi in collegamento poco fa con la Regione Marche anche il vicepresidente e assessore Mirko Carloni. Adesso invece, tra poco, anzi, parleremo di come questi numeri stanno progredendo, stanno andando avanti, se questa curva pandemica è destinata nella nostra regione a scendere. Lo faremo con un esperto, una persona comunque che lavora su questi numeri, ha lavorato, conosce i meccanismi e quindi può darci qualche spunto di riflessione, ed è questo che vorremmo fare questa mattina. Però prima ce l'abbiamo Massimo Agostini. Buongiorno dottore, buongiorno Agostini. Buongiorno, buongiorno. Salve. Allora, come va intanto? Come sta? Bene, molto bene. Ecco, allora, la rivediamo e la rivediamo con piacere, e quando abbiamo lei, ovviamente il tema in questi mesi è sempre lo stesso, il Covid-19. Allora, siamo in zona arancione, il che significa che da Roma il governo ha probabilmente visto che nelle Marche la situazione sta andando in peggioramento, quindi ha previsto e ha imposto, tra virgolette, restrizioni ancora più forti rispetto alla zona gialla. Allora, secondo lei, le chiedo subito, dottor Agostini, secondo lei com'è realmente la situazione nelle Marche oggi e nella provincia di Pesaro Urbino in particolare? Ma mi sembra che i dati non siano così allarmanti come può far pensare la questione di un'ordinanza che la colloca come zona arancione. Probabilmente è una valutazione sicuramente di una maggiore incidenza rispetto ai tamponi e alla positività dei tamponi, però molto spesso bisogna stare molto attenti quando si danno i dati in relazione sia soprattutto ai numeratori in relazione ai denominatori. Faccio un esempio: se io metto pochi posti letto come disponibili al denominatore, è chiaro che l'indice di occupazione degli ospedali diventa elevato e quindi fa scattare un allarme. Così vale per il conteggio dei tamponi. Bisogna capire bene se questi tamponi sono stati conteggiati in relazione ai nuovi casi effettivi piuttosto che ai controlli, eccetera. Io questo non lo so, certo è che i dati che sono trasmessi, che sono sotto la valutazione del Ministero, hanno determinato l'idea di inserire le Marche in una zona arancione. Senta Agostini, per quanto riguarda il contagio, io vorrei tornare un po' come se fossimo a marzo, quando ancora eravamo un po' tutti spaesati, perché evidentemente non abbiamo imparato nulla da questa situazione, visto che ci ritroviamo di nuovo a dover fare i conti con dei numeri così importanti. Allora, ci può dire, proprio a livello pratico, come avviene il contagio? Perché pare che noi stiamo ragionando su tutto, ma abbiamo perso di vista la questione più importante. Come avviene questo benedetto o maledetto contagio? Ma questa è una malattia a trasmissione aerea. Quindi di fatto il contagio avviene attraverso l'emissione di quelle che sono chiamate i droplet, le goccioline che vengono emesse attraverso il parlare, il tossire, lo sternutire. Quindi diciamo che questa è la principale fonte di diffusione del microorganismo, perché attraverso uno sternuto o attraverso il parlare o il cantare la quantità di queste goccioline, di questi droplet, possono raggiungere anche in concentrazione elevata alcune distanze. E in genere si parla di un metro, ma molto spesso dipende da quante se ne mette e magari ce ne vuole anche una distanza superiore a quella di un metro. Quindi di fatto queste goccioline, se contengono il virus, è chiaro che diventano il veicolo di trasmissione della malattia. Analogamente è il fatto delle mani, cioè nel senso che già come per l'influenza, come per tutte le malattie a trasmissione aerea, il fatto di dover
magari avere le mani contaminate perché si è toccato il naso, perché ci si è toccati la bocca, quindi, e poi si toccano degli oggetti, può diventare l'ulteriore via di trasmissione, di veicolo di trasmissione delle infezioni. Certo, quindi l'uso delle mascherine, l'uso dei gel, il distanziamento sono quegli strumenti che tendono a limitare la quantità e la concentrazione di microrganismi che vengono emessi. Ecco, dottore, io però a questo punto, siccome sono anche un po' ipocondriaco, quindi già sono un po' svantaggiato da questo punto di vista, quindi io tengo tutte le distanze possibili e immaginabili, non incontro la gente, ci parlo soltanto a distanza, al telefono, via mail, cerco il più possibile di non avvicinarmi, poi quando non posso chiaramente la mascherina, sempre tutto quanto. Però quello che sulla quale vorrei che lei mi facesse un po', che tiro, mi dicesse un po' meglio, è questo fatto degli oggetti, perché pare altrimenti che se uno tocca, io adesso sto toccando il cellulare, poniamo che questo cellulare abbia il virus, da qualche parte sia contaminato. Ora, dov'è il rischio? Come rischio? Quando rischio? Rischia nel momento in cui lei con quelle mani che ha toccato il cellulare le porta vicino alla bocca o al naso, e quindi diventa un contatto abbastanza diretto. E poi dipende da quanta concentrazione di virus trova in quel cellulare. Ecco, ma le porto vicino significa che io, anche se mi, per dire, gratto la guancia, è rischioso? Se io faccio così sono già a rischio? No. Se mi mangio le unghie, il fatto sì. Il fatto di mettere in vicinanza al suo apparato respiratorio un oggetto contaminato può determinare un maggiore rischio. Anche se ci parlo così, quindi? Se ci mette una certa, più ci mette distanze, meglio è. Ecco, insomma, questo per dire che è un problema serio, cioè non è uno scherzo. Poi è chiaro, bisogna vedere quanta carica, quanta roba c'è, perché questo credo sia fondamentale. Certo. Quindi bisogna igienizzare il più possibile sia le mani che gli oggetti che comunemente noi usiamo. Spruzzare. L'uso delle norme igieniche è il principale sistema e strumento per prevenire la malattia. Ora, soprattutto anche nell'ambito di quelli che sono quelli che io chiamo contatti amichevoli, amicali, perché queste sono le fonti principali, secondo me, di diffusione. Perché è vero che c'è un'ordinanza che vieta di andare al ristorante, però nello stesso tempo bisogna evitare anche che ci siano cene con amici in casa, che ci siano degli incontri e degli affollamenti in giro, perché se io adotto dei provvedimenti nei confronti dei ristoranti, poi non c'è un comportamento da parte degli individui per cui continuano ad affollarsi, ad incontrarsi, a stare insieme, magari dentro ad un'abitazione, è chiaro che questo può diventare la fonte di rischio. Prima lei citava anche lo stare in macchina insieme, senza mascherina. Compreso il fatto che poi anche in macchina, se uno entra in una macchina di un soggetto che è portatore, in quel caso ci sono anche altre situazioni di contagio, compreso quello delle mani che si possono infettare e poi essere messe alla bocca o al naso. Io su questo, dottore, sono veramente... a volte mi viene da suonare il clacson e di dirgliene quattro, perché vedere in una piccola macchina tre persone, ne ho viste anche ieri, tre persone senza mascherine, una attaccata all'altra come se niente fosse, è da incosciente. Esatto. Ma volevo dirle... Perché poi queste... Prego, prego. Diventano le fonti di contagio, diventano proprio queste, questi contatti amichevoli e soprattutto questi incontri che possono essere fatti e creando anche un numero eccessivo di persone che magari... dove c'è magari un portatore che può diffondere la malattia. Due cose velocissime, dottor Agostini. La prima, vale ancora la regola dei 15 minuti, cioè io parlo con una persona positiva, posso contagiarmi anche se ci sto un minuto oppure vale sempre almeno 15 minuti a un metro o forse un po' meno di distanza? C'è ancora questa regola? Non l'ho più letta. C'è ancora questa regola, ci sono degli studi che stanno cercando di approfondire questo aspetto, qualcuno sostiene che il convivere insieme, comunque i 15 minuti possono essere rappresentati da minuti in più tempi diversi, cioè lo stare insieme
anche se distanziati per la maggior parte del tempo, ma ogni tanto c'è un avvicinamento senza le precauzioni, anche nel corso della giornata, 15 minuti vanno calcolati. Ci sono degli studi anche di questo tipo. Comunque sì, sono ancora validi. L'altro elemento, secondo me, fondamentale, sì, che ci tengo a sottolineare è l'importanza del potenziare la gestione dei pazienti con pochi sintomi a domicilio. Noi dobbiamo cercare il più possibile di evitare gli intasamenti degli ospedali. Quindi da questo punto di vista le Marche sono anche ben organizzate attraverso quelle che sono le USCA, attraverso gli stessi medici di medicina generale che sono molto attenti e sensibili. E per cui in una gestione dei pazienti con pochissimi sintomi a casa, attraverso un monitoraggio da parte anche telefonico dei medici di medicina generale e delle USCA, può essere uno strumento fondamentale per cercare di superare questa crisi. E poi non dimentichiamoci anche dei Covid cosiddetti hotel, che più o meno, anche per quelli che appena insomma riescono a fornire, ad alleggerire perlomeno gli ospedali, quindi anche liberare posti letto. Li ritengo fondamentale perché, come dicevo prima, una delle principali, a mio giudizio, di situazioni di contaminazione sono a livello proprio domiciliare. Quindi se c'è un positivo in casa, sia che sia sintomatico o che sia con pochi sintomi, è bene che sia garantito l'isolamento all'interno della famiglia, e se non c'è questa possibilità, garantire un'assistenza attraverso appunto dei Covid hotel che siano ben gestiti, governati con attenzione, con norme igieniche, alla fine di evitare che si trasformino gli stessi in focolai o comunque in lazzaretti, è fondamentale. Questa è una cosa che dall'inizio di questa pandemia è emersa immediatamente come necessità e che vedo che attualmente viene attuata. Bene, grazie al dottor Massimo Agostini per questo suo intervento. Prego, a voi. Grazie. Grazie, buongiorno e buon lavoro. Allora, adesso invece andiamo a vedere, tra poco, anzi lo faremo, dovremo essere collegati, tra poco ci collegheremo di nuovo con Simona Zonghetti, che è fuori e che ha come ospiti appunto alcuni rappresentanti dei ristoratori. La categoria che abbiamo detto è sicuramente quella più penalizzata. Ecco, la vedo in questo momento collegata con nel mio monitor. Allora, Simona, a te. Sì, grazie Marco, hai detto bene. Ci siamo spostati in un ristorante della zona del Pincio per sentire la testimonianza di coloro che stanno subendo queste restrizioni. Dicevamo già anche nel precedente collegamento, hanno protestato ieri nelle vie del centro storico della città, anche al grido di dignità. Avevano diversi striscioni, avevano un megafono, chi parlava a megafono appunto era Lorenzo. Avete parlato di mancanza di rispetto perché il governo vi ha dato poco preavviso. Diciamo che, come ho detto ieri, ribadisco oggi, e purtroppo dovremo ribadirlo spesso, noi stiamo cercando di acquisire dello spazio per farci sentire, far sentire la nostra voce, perché qui siamo ormai centinaia di imprese, purtroppo in una situazione di stato d'animo del tutto scombussolato, perché le risposte non ci sono state, abbiamo atteso a lungo, infatti parliamo oggi che è il 16 di novembre, è iniziata a marzo questa situazione, e tra l'altro ormai è evincibile sotto gli occhi di tutti che questa situazione, come si diceva ancora ieri, gridando ad alta voce a tutti e sensibilizzando la gente, che questa situazione purtroppo perdurerà mesi e mesi, e addirittura qualcuno dice anche un anno. Quindi noi non possiamo mantenere questo disequilibrio. Il paradigma va cambiato, quindi chi ha la forza, e la deve avere, perché lo Stato, le regioni, dialogando e non facendo diatribe che sono sotto gli occhi di tutti, devono cambiare la modalità di programmazione. E noi staremo dentro, come sempre abbiamo fatto, nelle regole, ma regole programmate. Cioè qui vediamo veramente ogni giorno degli scompensi, anche diciamo attraverso i media, di quelle che sono le impostazioni. E quindi noi non riusciamo neanche a capire se fare un passo avanti, due indietro o uno di lato. Ecco, poi parleremo anche della situazione
situazione che riguarda i dipendenti, gli acquisti già effettuati per il fine settimana. Ma a proposito di quanto stava dicendo adesso Lorenzo, avvocato, lei sta seguendo l'associazione Ristori Italia proprio perché ci sono delle norme in continua evoluzione, quindi è difficile anche per loro riuscire a capire che cosa si può fare e che cosa no. Beh, loro da marzo ad oggi devono districarsi con continui decreti legge, continui DPCM, con continue ordinanze regionali, anche di decine e decine di pagine, e quindi hanno bisogno di cercare di capire anche che cosa possono fare, che cosa non possono fare e come si devono comportare, e questo riguarda a 360 gradi tutta quanta la loro attività. Un'altra problematica è che chiaramente, come diceva Lorenzo, il disagio è enorme, la disperazione in certi casi è altrettanto grande, e quindi questa disagio e questa disperazione in qualche modo deve essere, se ha la necessità di sfogare in una forma di manifestazione per far valere le loro ragioni, per poter esercitare il loro diritto costituzionale, che è il loro diritto al lavoro, deve in qualche modo essere governata, va dato sfogo a questa cosa, e chiaramente bisogna anche in questo caso andare a tenere in debito conto tutte quelle che sono le limitazioni, quelle che sono come la manifestazione di ieri, c'eravamo, comunque aveva tutti i permessi del caso, non c'eravamo sentiti, avevano la necessità di manifestare, non si poteva dire non manifestate, perché secondo me è assurdo, soprattutto ripeto in questo momento, in questa situazione. Però bisognava mantenere certi equilibri, perché siamo in un periodo di forti restrizioni. Abbiamo trovato dall'altra parte, che sono coloro che devono controllare i ragazzi delle forze dell'ordine, che sono stati assolutamente esemplari nel comprendere il disagio e comprendere anche loro la necessità di doverlo in qualche modo governare, non semplicemente opporsi, e quindi hanno consentito loro, nel rispetto delle regole, nel rispetto di tutti i minimi presidi che dovevano essere garantiti, di fare la loro manifestazione, di occupare in modo, diciamo, forte e simbolico un'arteria importante della nostra città, per far sensibilizzare tutti quanti il loro dissenso, e con questo abbiamo cercato di trovare anche da questo punto di vista tutti gli equilibri giuridici, diciamo, che potevano, certo, essere, che garantivano a tutti, nel rispetto di ognuno del proprio ruolo, la regolarità della cosa. Giorgio Andrea Ricci, presidente di Ristori Italia, siete in questa situazione, insomma, ormai da diverso tempo, adesso si è aggravata e sono a casa tanti dipendenti, nonostante vi sia concesso l'asporto e il domicilio. Sì, siamo costretti per il momento a metterli o in cassa integrazione o con le ferie, però questa è un po' la situazione. Questa situazione in cui ci ha fatto trovare, diciamo, lo Stato con questi DPCM, e chiaramente noi vorremmo, no, in qualche maniera anche essere aiutati dalle nostre associazioni di categoria, in quanto specialmente con alcune associazioni di categoria ci siamo trovati anche a richiedere un aiuto, e sia noi, sia il nostro consulente Regnier, sia tramite anche il presidente Cecchini, che è presidente degli albergatori, a chiedere un incontro e al direttore Varotti, che in questo caso ci ha chiuso la porta in faccia. Come mai? Probabilmente questo ce lo diranno più avanti. Noi abbiamo chiesto più di una volta un incontro perché a un certo punto ci dovevano in qualche maniera tutelare come sindacato. Questo non è stato fatto, ci hanno abbandonati. Quindi c'è una mancanza in questo senso? C'è una mancanza, e noi, il nostro malgrado, ci siamo costituiti, siamo circa 300 e siamo in crescita, siamo circa 300 associati, e anche non cercando di fare il mestiere che fanno alla Confcommercio, che noi non abbiamo nulla, però il direttore Varotti ci ha chiuso veramente la porta in faccia. Ecco, dicevamo del poco preavviso, si tratta proprio di un giorno, quindi avete dovuto avvisare tutti i clienti che il pranzo della domenica sarebbe stato annullato, ma l'altro problema è che gli acquisti erano già stati effettuati. Sì, abbiamo fatto anche una purtroppo negativissima statistica di tutti i nostri associati in zone anche diverse, perché noi parliamo adesso qui da Fano,
In realtà siamo espansi in questi mesi in tutta la provincia e abbiamo molti associati dell'entroterra, bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, abbiamo vicini tra l'altro come ieri presenti alla manifestazione in altri settori che sono colpiti quanto noi e siamo palestre, piscine, cinema, teatri, siamo tutti coinvolti, tutti dobbiamo essere coesi proprio per questo motivo e avere lo stesso intento di arrivare a una chiarezza e abbiamo avuto situazioni veramente disastrose qui a Fano, gente che aveva acquistato ovviamente le materie prime più dedicate, quindi molto pesce. E poi ad Aqualagna è veramente una cosa esemplare questa Aqualagna, pensiamo che questo periodo è un periodo d'oro dove c'è un 60-70% del fatturato dell'anno e quindi tra l'altro non hanno potuto neanche fare una fiera del tartufo e poi non lo so, io lo dico come ce lo diciamo tutti, ci sono dei mercati ovunque, quindi anche queste cose così in discrasia l'una dall'altra non vengono mai spiegate fino in fondo e se la cosa è regolamentata penso che si possa comunque fare e lì ad Aqualagna ieri, l'altro ieri hanno invece di gettarlo sono stati straordinariamente bravi, si sono messi per strada i nostri amici, colleghi, anche dei fornitori a regalare il tartufo invece di poterlo vendere e pagarsi almeno le spese, l'hanno regalato, gente che ha potuto almeno apprezzare questo oro dell'entroterra e però voglio dire questa è una condizione che era del tutto non solo inaspettata ma ormai evidente a tutti illogica, perché se noi tutti avessimo potuto finire almeno il weekend e la domenica, quindi noi non è che siamo qui a discutere con forza il fatto che non ci debba essere un lockdown, prima di tutto ce lo spieghino e se ci deve essere un lockdown sia generale, perché altrimenti alcune categorie rimangono chiuse e poi troviamo veramente migliaia di carrelli della spesa in centri commerciali in fila e quasi le forze dell'ordine devono andare a gestire il traffico all'interno di un centro commerciale e anche lì cioè, siamo al paradosso. Giustamente per questi mercati, anche queste fiere, dice lei, le bancarelle durante la settimana come vengono gestite, gli assembramenti ci sono. Però in questo caso vengono vietati. Sì, quindi voglio dire anche le manifestazioni legate alla gastronomia che erano già calendarizzate, se gestite con programmazione, con intelligenza, con numeri inferiori, comunque potevano dare sfogo a una fatturazione che, come se mi concede, come il fatto di avere la ristorazione o i bar, ma soprattutto la ristorazione in questo caso come orari durante la giornata, essendo, ieri lo abbiamo detto con forza, ci tengo a ribadirlo, noi stando aperti e gestendo coi protocolli di PCM gli orari e la diluizione appunto delle persone che escono e hanno bisogno anche mentale, psicologico di uscire e svagarsi un po', oltre che poter mangiare dei buoni piatti del territorio, noi così abbattiamo molto la percentuale del rischio del contagio del Covid. Questo ormai anche i medici, i virologi in televisione lo stanno dicendo, quindi uno si chiede, ma un ministro che ascolterà dei tecnici, perché noi dovremmo essere a quest'ora in realtà normalmente a spadellare, preparare o mettere a posto le paste all'interno di un bancone di un bar, invece siamo qui a discorrere come fossimo noi politici o virologi, cosa che ovviamente lo san tutti non lo siamo. Allora avranno dei tecnici importanti che sappiano concepire qual è la condizione, perché noi qui a gennaio e febbraio non ci arriviamo. Ecco, anche lei è un ristorante in cui cucina pesce, aveva già acquistato il prodotto ittico? Sì, avevamo acquistato una bella cifra di pesce perché la domenica avevamo un grosso numero di commensali che poi alla fine abbiamo dovuto in qualche maniera, l'abbiamo abbattuto, però sicuramente è stato un grave danno per noi, ma anche perché a un certo punto pensavamo di perlomeno per la domenica di fare un bel incasso che un pochettino di ossigeno ce l'avrebbe dato. E adesso l'afforo del domicilio riescono in qualche modo a tamponare? Assolutamente no, ancora siamo in una situazione in cui la gente ancora non ha ripreso magari quei ritmi che avevamo verso marzo-aprile e adesso stiamo aspettando un po' gli eventi, però ecco, questo è un dato di fatto che con solamente questi piccoli asporti o take away non riusciamo assolutamente a portare avanti la nostra situazione. Certo. Avvocato, lei non è uno psicologo, però suppongo che stia raccogliendo anche tante testimonianze, tante richieste di aiuto, perché appunto dicevamo bisogna capire intanto come è possibile muoversi, ma anche le cose che si possono fare, no? Sì, no, come dicevo, siamo in certi casi a livello proprio della disperazione di certe persone, ma io
Sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Lorenzo sul fatto che allora, se noi continuiamo a mettere in campo una serie indefinita di regole, perché poi alla fine veramente se loro hanno bisogno, ma non solo loro, tutti hanno bisogno di cercare di capire cosa si possa fare, cosa non si possa fare. Le regole all'interno dei ristoranti venivano rispettate. Esatto, cioè la gente poi è disorientata, cioè le regole in un sistema giuridico che si rispetti devono essere poche, chiare e ben comprensibili a tutti. Se noi ne facciamo un'inserità e ne tiriamo fuori, ogni tanto tiriamo fuori una regola diversa, facciamo perdere anche la percezione di ciò che poi realmente serve da cosa, da cosa che non serve. Il concetto di sicurezza. Esatto, quindi il concetto di sicurezza, come si diceva, qui il problema degli assembramenti, che probabilmente ci sono e probabilmente vanno a incidere sui contagi, se uno vive un po' le città, io dico le nostre, tra Fano e Pesaro le vediamo che il problema non è tanto dentro i ristoranti o dentro i locali, perché se uno fa un giro al Lido a Fano, fa un giro in Viale Trieste a Pesaro in una certa ora del pomeriggio, del sabato e della domenica, vede che ci sono compagnie di ragazzini da 40-50 gruppi che sono posizionati in ogni angolo della strada. Ora, se noi invece usiamo in un qualche modo i ragazzi, le forze dell'ordine per andare a verificare queste cose e consentiamo ai locali di tenere aperti con il rispetto di regole rigorose, e io probabilmente qualcuno durante l'estate, magari anche indotto a livello istituzionale, a livelli alti, non diamo sempre la colpa alla gente, diamo la colpa a 360 gradi. Secondo me quest'estate hanno mollato un po' anche a livello istituzionale, un po' tutti convinti probabilmente che il brutto era passato. Quindi qualcuno probabilmente ha anche violato certe regole, certe disposizioni, però io conosco, so con certezza di certi locali che non hanno mollato un centimetro e hanno rispettato sempre le regole, i distanziamenti, anche i tavoli accorpandoli per cercare di mantenere il distanziamento tra uno e dell'altro, eccetera. Allora, se tutti si comportassero così, sarebbero, come diceva Lorenzo, un presidio ulteriore al controllo e sugli assembramenti. Quindi, le forze dell'ordine controllino i locali che rispettino le regole, controllino al di fuori, i gestori dei locali controllino al loro interno. Invece, facendo poi, ripeto, o una chiusura totale dove tutti sono rimasti a casa, come è successo a marzo-aprile, ma fare questi tipi di chiusure settoriali, uno sì, uno no, senza preavviso, senza niente, questo crea un disagio enorme tra le persone, molti si sentono vessati rispetto ad altri, e quindi il malumore sul malumore, oltre a problematiche economiche, eccetera, e quindi la situazione diventa veramente grave, difficile da gestire. Quindi non soltanto un calo di fatturato, ma anche un problema che poi può diventare psicologico. Se posso aggiungere una piccola cosa, è velocissima. Il fatto che prima Giorgio, come presidente di Ristori Italia, evocava un fatto ormai conclamato da mesi, che ci ha portati ad essere noi un'associazione e rappresentarci, proprio in virtù del fatto che non abbiamo avuto assolutamente audizione e, diciamo, nessuna tolleranza nell'ascoltarci, nel poterci, diciamo, ospitare e sentire tutti i nostri disagi. Questo ci è dispiaciuto. Abbiamo ascoltato sempre tutti, parliamo con tutti. Confesercenti, ad esempio, ci sta cercando continuamente, dandoci possibilità di dialogo e di spazio, cosa che noi stiamo ovviamente ben accettando, e vedremo di capire se in maniera democratica e lineare, come nella nostra associazione Ristori Italia avviene, i 300 già associati a Ristori Italia hanno il piacere di valutare un'operazione di sindacalizzazione attraverso Confesercenti. Ma organizzerete anche nuovi sit-in o le proteste si fermano? Allora, noi ieri ci siamo detti questo, che purtroppo vorremmo che questo film, come diceva prima Giorgio, sembra di vivere in un film, abbia una sceneggiatura positiva, che finisca a breve questa situazione. In realtà, purtroppo, è la realtà e sappiamo che non è così. Quindi organizzeremo altre cose, ci faremo vivi anche a livello nazionale, ci hanno cercato anche a livello nazionale, per questo ribadiamo con estrema qualità di presentazione dei fatti, che noi non cadiamo in polemiche o in butarde come magari altri cercano di fare, e
Se riusciamo a parlare con dei senatori della Repubblica lo vorremmo fare in Parlamento e presentare delle, attraverso chi ci dà spazio, delle mozioni di categoria. Non li ospitiamo a cena per fare una situazione, diciamo, conviviale privata. Quindi questo deve essere la forza che traina un'associazione di categoria. Marco, hai domande per gli ospiti? Beh, ce ne sarebbero tante, ma il tempo stringe, per cui avremo modo sicuramente di continuare a sentire e a seguire le iniziative di questi ristoratori, che saluto e ringrazio, e ai quali auguro naturalmente ogni bene. Grazie e buona giornata. Allora, adesso invece andiamo, perché siamo in chiusura. Aveva accennato, non so se l'avete sentito tra le righe, se qualche senatore vuol venire da noi, eccetera, non per mangiare, l'accenno era ad un personaggio che abbiamo avuto modo di conoscere e vi abbiamo presentato, e che è Umberto Carriera, di professione ristoratore, quindi un collega, se vogliamo, dei ristoratori che abbiamo sentito poco fa. Ma è un po', come dire, controverso, un personaggio che ha diviso, ha spaccato al suo interno appunto la categoria dei ristoratori. Da una parte chi apprezza questo sfrontatismo, questa voglia di combattere con tutte le armi possibili e immaginabili contro quella che lui definisce una dittatura sanitaria, e chi invece si dissocia e dice no, Umberto Carriera dovrebbe rispettare le regole come facciamo noi e dovrebbe attenersi a quello che sono i regolamenti e quindi i DPCM. Sapete che Umberto Carriera dice di avere 5-6 locali in giro per la provincia, uno anche a Fano. Tre di questi locali, almeno li abbiamo visti, sono stati chiusi. Chiusi da chi? Dalle forze dell'ordine. Perché? Perché Umberto Carriera aveva detto che non ci stava la chiusura e quindi avrebbe tenuto aperto uno alla volta i suoi locali anche dopo le 10 di sera. Questo prima, mentre le Marche erano ancora in zona gialla. Adesso siamo in zona arancione, il problema non si pone, però lui ha tenuto aperto questi locali, attirando la simpatia di un senatore, eccolo, quello che tutti noi conosciamo, anche perché ricopre il ruolo di prosindaco del comune di Urbino, ovvero il critico d'arte Vittorio Sgarbi, il quale Sgarbi che cosa ha fatto? Simpatizzando con Carriera, ha accettato l'invito a cena, è andato in uno dei suoi locali, in uno dei suoi ristoranti, in particolare il ristorante a Fano, che è stato chiuso. Abbiamo seguito questa vicenda in diretta su Facebook con dei numeri, ottenendo dei numeri straordinari, migliaia e centinaia di migliaia di visualizzazioni. Questo a testimoniare il fatto che cosa? Non che siamo stati bravi noi a fare la diretta, ma che l'argomento interessa, nel bene o nel male. E allora noi abbiamo seguito Carriera anche ieri. Ieri che cosa ha fatto? Non ha tenuto aperto un altro dei suoi ristoranti, ha fatto un'altra azione contro, diciamo, le regole. A Pesaro sapete che Matteo Ricci ha firmato un'ordinanza che prevede l'obbligo per chi cammina, quindi come pedone cammina nella via principale di Pesaro del centro cittadino, l'obbligo di seguire un senso unico, quindi non è più consentito il cosiddetto struscio, quindi chi da una parte e chi dall'altra incrociandosi, bensì c'è solo un senso unico. Carriera che cosa ha detto? Io oggi vado in senso contrario, e non l'abbiamo seguito. Allora andiamo a vedere, questa è la dire, sono delle immagini che abbiamo seguito in diretta sul nostro sito internet. Se il nostro regista riesce a mandare anche l'audio, ecco, questo vedete, qui siamo nel centro di Pesaro, c'è un divieto con polizia, protezione civile, praticamente chi va, vedete, chi viene verso sud, verso la telecamera, teoricamente o in un senso o nell'altro dovrebbe, no, forse per chi viene dall'altra parte, non lo so, vabbè, comunque sia, ecco, questa è Carriera, vedete, è Carriera che parla con gli agenti, sta tentando di spiegare che lui deve andare a comprare un regalo per la figlia, un qualcosa per la figlia, e che non può fare, vedete, ha fatto il gesto di fare il giro dell'oca, va bene? Lo sta spiegando i vigili, la polizia locale ascolta, vedete, però lui insiste e dice no, io devo andare
e io lo faccio e io vado. Ecco, vedete lo scatto in questo momento, vedete? E lui decide di andare. A un certo punto i poliziotti lo inseguono, lui invece con uno scatto fulmineo va verso quel negozio, vedete? Anche il nostro operatore, il bravo Stefano Bargnese, vedete, c'è un agente di polizia che intanto sta entrando. Il nostro operatore si è dovuto fermare, non poteva seguirlo chiaramente perché era in contravvenzione. Quindi Carriera è entrato, con lui è entrato anche un agente di polizia che poi gli notificherà in qualche modo, insieme alla polizia locale, insomma, gli notificherà il verbale e la multa per aver disatteso questa ordinanza. Adesso io vado avanti perché chiaramente non possiamo stare qui, Carriera intanto è dentro, qua nel frattempo vedete tanta gente che si lamenta, questa signora col giubbotto rosso che urla, insomma, contesta questa ordinanza del sindaco Ricci, la trova inutile, la trova come molti tra l'altro, la trova un limite alla libertà personale. E quindi, come vedete, questo dispiegamento di forze di polizia, tutto questo per evitare che la gente cammini semplicemente nel senso contrario a quello che è prevista nell'ordinanza. A un certo punto, se noi andiamo avanti, io non mi sono segnato il minuto, ma comunque Carriera dovrebbe essere, sì, Carriera è ancora dentro, la sua compagna, la persona che sta insieme a lui è ancora ferma lì, quindi soltanto lui è entrato in questo negozio, arrivano altre macchine della polizia. Ecco, a un certo punto, lo facciamo insieme, andiamo avanti, ecco, vedete, qui sono persone che comunque passeggiano, alcune contrariate, dovrebbe uscire, poi ci ha rilasciato anche una dichiarazione, e vabbè, questo per farvi capire, insomma, come è andata ieri la storia. Poi, naturalmente, i commenti che li vedete, li potete leggere sulla nostra pagina Facebook Occhio alla Notizia, se non ci siete ancora cliccate mi piace così riceverete tutte le varie nostre informazioni, iscrivetevi a questa pagina, schiacciate la campanella in modo tale che vi arrivano anche le notifiche per quanto riguarda le dirette, tanti commenti, dicevo, tra i quali anche persone che insomma sono contrarie a questa ordinanza. Ok, allora noi ci fermiamo qui, siamo ormai arrivati abbondantemente oltre il nostro tempo, 10:36 per chi ci segue in diretta. Io ringrazio tutti i nostri collaboratori, coloro che hanno realizzato questa diretta del mattino. Ringrazio voi per averci seguito. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 20:30 con il telegiornale e ricordo anche che c'è un numero di telefono sempre a vostra disposizione per le vostre segnalazioni, che è il 338-496-8250. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti.